Siamo ad Ascoli Piceno, Palazzo Saladini di Rovetino, per la seconda tappa dell'iniziativa Cantieri Aperti nell'ambito del progetto Opera, e siamo qui anche per verificare quale sia il connubio fra l'arte del restauro e la sostenibilità ambientale. Sì, l'attenzione verso questo aspetto del lavoro è sicuramente molto alta, anche perché negli ultimi anni, per fortuna, anche in questo ambito si stanno studiando e mettendo a punto sistemi che siano sempre meno impattanti dell'ambiente. Trattandosi di dipinti murali a tempera, ci avvarremo di strumentazione limitatissima, non useremo prodotti chimici, ma ci avvarremo esclusivamente di sistemi a secco, con delle spugne specifiche che simulano l'azione della gomma pane. Quindi nel complesso l'impatto ambientale di questo restauro sarà veramente molto basso.